Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento. Un caro saluto a tutti e tutte e grazie di essere qui. Mi auguro stiate bene e possiate passare momenti sereni. Tenete sempre il pensiero positivo, oltre alle azioni positive. Il sorriso scardina i malumori e le avversità. Il lamento porta solo tristezze e debolezza, oltre a farvi credere che sia solo colpa degli altri. Oggi desidero ribadire che il sistema che domina gli esseri umani è nutrito dagli stessi esseri umani, specialmente quelli che non credono sia così. Avevo già fatto il prologo del video «Internet è una ciofeca», dove si vede che i milioni di risultati di ricerca, ad esempio della Terra piana, si fermano a soli 176. Ma ancora c'è chi scrive: «Ma in fondo al listing si trova scritto: al fine di visualizzare i risultati più pertinenti sono state omesse alcune voci molto simili alle 176 già visualizzate, includendo tutte le fonti trovate, compresa la 7.000.000esima. Prima di scrivere imprecisioni, forse è il caso di fare un po' di attenzione». No, caro utente, prima di scrivere bisogna fare le verifiche. I risultati si fermano inesorabilmente a pagina 39, con soli 387 risultati, senza alcuna possibilità di arrivare non ad 1.000.000 sui 7.000.000, ma solo a 1.000. Internet è una ciofeca e noi diamo in mano tutto ad una macchina che lavora con un sistema numerico binario posizionale in base 2. Sentimenti, emozioni, gioie, felicità non esistono. Sapete benissimo che i giornalisti sono stati soppiantati dall'intelligenza artificiale e adesso le nostre informazioni sono scelte dal sistema numerico binario. Attraverso i social alimentiamo continuamente, meglio, nutriamo questi dati che lavorano esclusivamente confrontando sterili algoritmi. Riflettete solo ad esempio, grazie a Facebook, da quanti anni scrivete e passate le vostre emozioni, i vostri sentimenti, i vostri pensieri ad una macchina, con la semplice frase che vi si presenta: «A cosa stai pensando?». E quando digitate, rispondete e dialogate con una macchina che senza alcuna emozione vi analizza, vi esamina, vi conosce e soprattutto impara a manovrarvi. Chi vi parla ha scoperto il più grande inganno della storia, ossia che il meraviglioso regno che ci ospita è la terra piana e stabile, ma il credo che ci è stato iniettato è così forte che supera il buon senso, supera qualsiasi ragionamento per poggiare il proprio pensiero su falsi pretesti e scattano le difese, le quali potrebbero aprirvi la porta di accesso non solo per la verità, ma in special modo per la libertà mentale. Le vostre difese? Sempre le stesse. Eratostene. Non c'è alcun tomo che parli dei suoi esperimenti, ma solo 32 frammenti. Con i calcoli trigonometrici per conoscere attraverso l'illuminazione di una superficie sferica il suo diametro, bisognerebbe conoscere la distanza del Sole. E se il Sole è a soli 5.000 km di altezza? Abbiamo gli stessi risultati. Ma nel 276 avanti Cristo come potevano sapere l'ora esatta a 780 km di distanza e come erano in grado di misurare con precisione una distanza del genere? Attraverso l'indice alfabetico scoprite l'inganno della scuola obbligatoria sotto le voci Eratostene. No, scusa Dino, guarda che le navi sul mare spariscono prima nella parte bassa e questo dimostra la curvatura terrestre. No, questo è quello che vi insegnano. Perché dovrei vedere la curvatura anche sull'orizzonte guardando a destra e a sinistra, non solo di fronte a me. Scoprite la prospettiva. È il criterio di Rayleigh e fate personalmente le vostre prove. Perché le navi scompaiono dentro l'orizzonte, non dietro. E lo stesso effetto lo avete semplicemente su un tavolo. Questi sono solo un paio delle migliaia di credo che ci hanno iniettato sulla fantasia della palla. Potete credere a tutto,
anche al ritorno sulla Luna per il 2024. Lo leggete qui su Wikipedia. Il 30 aprile 2020 la NASA ha annunciato di aver selezionato 3 compagnie statunitensi per la progettazione e la costruzione di 3 diversi Human Landing System per trasportare gli esseri umani sulla superficie lunare entro il 2024. E c'è un particolare importante. Le testate di questi giorni riportano: si parte con la missione Artemis 1 il 29 agosto 2022 dalla storica rampa di lancio 39B di Cape Kennedy. Ma la cosa che non riportano i giornali e che non si legge sulle pagine in italiano è che sono terribilmente in ritardo, perché come si legge qui su Wikipedia in lingua inglese, il primo lancio era previsto per la fine del 2021. Sapete perché? Il 26 aprile il razzo è tornato nei reparti di assemblaggio per le riparazioni. Inoltre non dimenticate che la maggioranza dei 500 personaggi, quelli che nella playlist chiamo gli astronauti, quelli che dicono di essere andati nello spazio, sono militari, e quei pochi che non sono militari sono politici. La storia è piena di guerre messe in piedi da politici, mentre i militari operano solo su giuramento. Punto. Ah, il titolo di questo video è Akasha, Etere, eccetera, perché desidero documentarvi su qualcosa che è passato inosservato alla maggioranza dei ricercatori, come questa pagina. Vittorio Marchi, Fisica quantistica e spiritualità, dove afferma: abbiamo scoperto al CERN di Ginevra che la nuova sostanza primordiale, base della formazione dell'universo, non è la materia, bensì l'informazione. Un campo di conoscenza universale, interamente intelligente, un campo energetico unificato, come lo definisce oggi la fisica, e che un tempo, circa 5.000 anni fa, il mistico indicava con il nome di Akasha. Ricordo uno degli ultimi video, Materia oscura o etere, dove anche lì abbiamo portato alla luce la ripetizione dell'esperimento di Michelson e Morley da parte della Marina Militare Americana, che nel 1986 è pubblicato sulla rivista Nature. Per conoscenza, sappiate che ho seguito un percorso steineriano per alcuni anni e, tornando al termine Akasha, andiamo a leggere quello che scrive la nostra Wikipedia. Nell'induismo il termine è utilizzato per indicare l'essenza base di tutte le cose del mondo materiale, l'elemento più piccolo creato dal mondo astrale, mentre Rudolf Steiner riassume che l'Akasha, in virtù della sua capacità di contenere e collegare insieme ogni evento dello spazio e del tempo, rappresenta una sorta di biblioteca universale che riunisce tutte le conoscenze del mondo, da lui perciò denominate cronaca di Akasha. Fate i vostri approfondimenti e non credete a nulla di quello che vi faranno vedere, bensì cercate dentro di voi il collegamento con questa biblioteca universale a cui siamo tutti collegati, e iniziate a staccarvi dall'intelligenza alfanumerica. Grazie della vostra preziosa attenzione. Dino.